Grazie per essere qui. Noi abbiamo organizzato questo incontro con l'obiettivo di chiarire bene per il nostro piano regolatore questo metodo cosiddetto degli scenari, che cosa vuol dire. Quindi vogliamo dare dei contenuti agli scenari, che è uno strumento che per il nostro piano regolatore sicuramente viene confezionato, viene costruito in un momento particolarmente complesso dell'evoluzione della nostra città, non solo della nostra città. Riteniamo sia il modo più concreto per affrontare l'incertezza che contraddistingue il periodo che noi viviamo. Allora, noi abbiamo interpretato, ma è uno dei temi che è il tema che verrà svolto in modo più dettagliato oggi, abbiamo interpretato gli scenari come una serie di strumenti che sono a nostra disposizione e che alla fine combinati porteranno a creare il piano regolatore. Avete letto qualche cosa di anticipazione sicuramente sulla stampa. Secondo me non è stato dato sufficiente enfasi al fatto che della parte strumentale, quindi una serie di cassette dei ferri in cui noi elenchiamo le cose da utilizzare, come d'altra parte, come altra dimensione, al fatto di come andiamo a misurare poi l'efficacia di questi strumenti, perché è questo che noi abbiamo anche indicato nelle nostre direttive. Dobbiamo avere la capacità nel tempo di misurare nel tempo e anche da subito che cosa facciamo. Allora, questo è quindi l'introduzione dell'incontro di oggi. Avremo vari interventi. Abbiamo chiesto di avere qui ad aiutarci nello svolgimento del tema persone che su strumenti specifici che noi vogliamo utilizzare hanno avuto esperienze in giro per il mondo, proprio per aiutarci a capire validità, limiti, efficacia e trasportabilità. E poi ovviamente ci sarà una parte più di sintesi, diciamo, del nostro incontro riferita alle cose che più ci interessano.